Ma proprio oggi devono uscire queste notizie. Cioè, proprio oggi, fra 2 giorni c'è il derby e escono queste notizie. Tante volte diciamo. Ah, scusate. Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Tante volte diciamo, ma i giornalisti ci danno addosso proprio prima di questa partita, escono queste notizie. Cazzo, però delle volte ce le andiamo a cercare perché qui è il nostro presidente, anzi il nostro proprietario, che prima di un derby straimportante se ne esce con queste notizie. Poi è stranormale che i giornali ne parlino. Cioè, Babbo Zanga, ma potevi tirarle fuori quest'altra settimana? Va bene che adesso forse l'Inter non è il tuo primo pensiero della vita. Va bene che forse in questo momento, quando ti svegli la mattina, noi non siamo i primi a cui pensiamo. Però, cazzo, arrivaci a capire che prima di un derby queste notizie possono essere anche un pochettino frastornanti per i tifosi e, insomma, possono far godere certi giornali e certi giornalisti che ce l'hanno spesso con noi. La notizia del giorno qual è? Zhang Jindong spaventa l'Inter. Vabbè, spaventa o non spaventa, non lo so, però. Le dichiarazioni virgolettate del nostro proprietario sono: chiuderemo senza esitazione tutte le attività irrilevanti per il nostro business. E c'è qualcuno anche che ha detto: vabbè, forse in questo momento l'Inter non è proprio una delle attività più rilevanti per Zhang e per i suoi business con la Cina. Andiamo un attimino ad analizzare nello specifico queste dichiarazioni. Attraverso i canali social di Titan Sport in Cina arrivano aggiornamenti su quelle che saranno le strategie future del gruppo Suning, direttamente dal patron Zhang, quindi dal babbo, da Zhang Babbo, che in un discorso pubblico ha confermato che il futuro si prospetta di difficile gestione. Il numero uno del gruppo proprietario dell'Inter, che sta valutando gli investimenti e l'eventuale vendita per il futuro societario, non ha però rassicurato i tifosi con questo messaggio in cui annuncia grandi chiusure. Ridurre e chiudere. Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio. Dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l'industria della vendita al dettaglio senza esitazione. Allora, diciamo che in questo momento, prima di un derby, queste sono dichiarazioni alla quale noi tifosi, che in questo momento siamo concentrati sulla partita, noi primi, il Milan secondi, il Milano sta vivendo un momento magico, l'Inter sogna lo scudetto, il Milan pure, in questo momento, caro Zhang Babbo, ne avremmo fatto volentieri a meno di queste dichiarazioni. Un conto è se le fa Zazzaroni o il Corriere dello Sport o Tutto Sport dalla sera alla mattina, tanti tirano fuori queste dichiarazioni, allora uno può anche aver ragione di star lì a dire: ma lui ce l'ha con noi, quel giornale ce l'ha con noi, quel giornalista ce l'ha con noi. Però è normale che se tu gli dai da bere a questi giornalisti, gli dai da mangiare, poi loro bene, allora per forza che ci sguacciano su queste notizie. Diciamo che la tempistica dell'annuncio di queste cose non è proprio a livello Inter azzeccatissimo, ed è qui che mi viene da pensare che forse, ma forse anche senza forse, in questo momento storico l'Inter, gli interisti, forse non sono il primo pensiero di Zhang la mattina quando si sveglia e l'ultimo di quando va a letto. Però diciamo che la verità nuda e cruda al 100% su questa situazione la sanno solo loro. Che l'Inter è in vendita, quote di maggioranza, una quota minoritaria, ormai lo sanno anche i sassi. Stamattina mi sono svegliato e ho letto addirittura anche di un prestito ponte che starebbe cercando la famiglia Zhang per, insomma, pagare tutte le spese incombenti. Perché si parla di un prestito ponte? Perché in questo momento BC Partner pare, insomma, che offra una cifra di 200 milioni circa inferiore a quello che vorrebbe la famiglia Zhang.
Ma cosa vuole arrivare a vedere la famiglia Zhang? Cioè, parliamoci chiaro, se l'Inter dovesse vincere lo scudetto, tocchiamoci i maroni, ma l'eventualità, la possibilità a oggi c'è perché siamo primi in classifica, l'Inter fra 2 mesi costerebbe molto di più e avrebbe un balzo di valore. Quindi si parla che Zhang voglia un prestito ponte per temporeggiare, per pagare le incombenze imminenti dei prossimi 2 mesi e per temporeggiare, per vedere se in caso di scudetto, ovviamente, insomma, il valore dell'Inter aumenterebbe e guadagnerebbe molto di più. Però queste sono voci che circolano. Ormai siamo abituati a sentire tutto e a leggere il contrario di tutto. Però è chiaro che il virgolettato di questa mattina di Zhang un pochettino non è che fa paura, magari dopo sai, vedi i giornali, le parole di Zhang spaventano l'Inter. Io non mi sento spaventato, però è cazzo, è chiaro che non è che mi fanno tanto piacere queste dichiarazioni in questo momento. Oltretutto poi ho letto l'editoriale dell'amico Alfio Musmarra che parla di una dirigenza in questo momento assente. Steven Zhang non è a Milano da ottobre, dal 4 ottobre se non sbaglio, siamo a metà di febbraio, questo qui non è in Italia, non è a Milano dal 4 ottobre, nella stagione più importante dove l'Inter si può giocare lo scudetto, siamo in corsa per lo scudetto, abbiamo bisogno di, che ne so, cioè la società è importante, poi anche un pochettino per cercare di far girare in un certo modo queste voci che parlano di vendite della società. Se ne parla sempre solo male, lo so, magari potrebbero essere anche un bene, però qui un referente della famiglia Zhang ci vorrebbe e non è a Milano dal 4 ottobre. Però, come vi avevo detto l'altra volta in un altro video dove avevo parlato di questo argomento, la cosa non mi stupisce perché tanto Zhang, anche se fosse a Milano, non potrebbe dire nulla. Sapete benissimo che i diktat del governo cinese sono chiari. L'Inter in questo momento non può fare quello che vuole, non tanto per decisioni sue, ma per decisioni di altri. In Cina passare per dissidente è un attimo, ci vuole veramente un attimo. Quindi capisco anche Steven Zhang che non viene qui in Italia, anche perché se fosse qui sotto la sede dell'Inter ci sarebbero 24 ore al giorno, 50 giornalisti che lo aspettano per chiedergli dichiarazioni che tanto lui non può fare, che tanto lui non può dare. Quindi dice, me ne sto a casa che tanti giornalisti italiani qua in Cina non vengono. Però è chiaro che a noi, come società Inter, come tifoseria, come tutti, non avere un presidente da ottobre, cioè non è che stiamo parlando di che non c'è da una settimana, 2 settimane, un mese, stiamo parlando di ottobre. Poi per carità, sei carino, sei simpatico quando metti la storia su Instagram che vinciamo. Grande Inter, forza ragazzi, per carità, tutto bello, però in questo momento storico, con l'Inter prima in classifica e con le voci che ci sono sulla società in vendita, dove ci sguazzano i giornali, ma nessuno sa la verità, tranne te che sei in Cina, mi dispiace che tu sia là e non possa dire niente, non possa difenderci. Tra l'altro, anche dal di là, mi sembra che non arrivino delle grandi dichiarazioni qua. Cioè, potresti anche un attimino spenderti un po' di più, però come ho detto, da una parte lo accuso, ma dall'altra lo capisco perché tanto là, ragazzi, c'è poco da fare. O fai come dicono loro, o fai come dicono loro. Un'altra strada non c'è. Quindi apprestiamoci a questo derby con questa notizia di oggi. Ne avrei fatto volentieri a meno, dico la verità, ne avrei fatto volentieri a meno, però speriamo, ragazzi, assolutamente di portare a casa questa vittoria perché vorrebbe veramente dire tanto, 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 tanto. Iscrivetevi al canale YouTube, clic, 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic, 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 clic. Like alla pagina Facebook, clic, 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 clic. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!